Ciao a tutti ragazzi, adesso proseguiamo dal lago d'Ira. Ho battuto quei due, quell'allenatore lì dietro, adesso sto battendo questo. Sono tornato là vicino alla dogana e adesso sconfigo questo qua. Ok, bravo Executor. E in questa parte cattureremo il Gyarados rosso. Poi, allora adesso andiamo qua. Allora, io qua sono munito solo di 6, e dico di 6 Ultra Ball. Quindi dovrò farcela solamente con queste 6 Ultra Ball. Però con Executor userò Ipnosi, che aumenta molto le probabilità di cattura. Adesso io ho salvato col save state, che spero mi aiuterà. Allora, innanzitutto lo indeboliamo parecchio, però Ira di Drago è una mossa che infligge sempre un danno fisso. Ecco, già qua sono in difficoltà. No, no, la Temumu. Merda. È un'iper pozione usata così, direi che è un pochino sprecata. Ipnosi. Ma porca troia. Oh, alleluia. Usiamo di. Ma no! Bene, adesso. Se riesco. Dai, dai, se ci riesco. No, no. Ancora una super pozione. Bravo. Ipnosi. Bene. Adesso direi che le probabilità di cattura si sono un po' alzate. Usiamo una delle nostre 6 Ultra Ball. Vediamo se ci riusciamo subito, ma di sicuro no. Oh, wow, bene, bene. Perfetto. Al primo tentativo. E otteniamo la squama rossa, che potremmo scambiare con chi? Col professor Elm, mi pare per il condividi esperienza. Qua parliamo con Lance. Sì. Ok, quel Dragonite lo avrò anch'io. Adesso vediamo se qua c'è qualche strumento. Ma vabbè, dai, lo faremo quando avremo un po' tutte le MN disponibili da usare. Adesso qui. Chi è questo? Bel discorso. Ancora non passiamo per quella dogana perché ci faranno sborsare subito per un pelo. Perché ci faranno sborsare soldoni. Salvo. E vado nel centro Pokémon. Comunque stavo pensando seriamente di toglierlo Arcanine perché non so, non so come mai non impari mosse, non so veramente come mai. Quindi lo toglierò, dai. Cioè è un peccato perché è un Pokémon che è forte, è valoroso, però non so perché veramente capiti questo. Dragonite Iperraggio. Ci hai messo un bel po'. Ok. Come hanno fatto a scoprire la scala segreta? Covo Team Rocket. Allora, qua ci alleneremo assai perché in ogni statua Persian azionerà un allarme che chiamerà due reclute del Team Rocket, una dopo l'altra. Sì, è palloso, può essere palloso, però è anche una buona opportunità per allenarsi.
Le. Adesso ne arriveranno sempre due. Ma poi più avanti potremmo anche disattivarle queste statue, ma non lo so, io le tengo attivate perché così mi alleno. Grimer. No, ma dai. Ma pezzo di merda. L'hai voluto tu? Non potrei sfuggire a Surf. Le. Ok. E ci dirà appunto che se fino a quando noi non disattiveremo l'allarme, statue Persian continueranno a chiamare delle reclute. Allora, adesso mettiamo Fraligator. Andiamo borsa. Vediamo qualche mosso che potrebbe imparare Exeggutor. Retromarcia? No, no, retromarcia no. È una mossa per i Pokémon Coleottero. Codacciaio, semitraglia. Vediamo chi è che può imparare Codacciaio. Con un Pokémon che ha la coda. Ah, anche Miltank. E anche Arcanine. Miracolo. Sì, è una mossa fisica, quindi dovrebbe anche andar bene per uno come Arcanine. Poi vediamo un po'. Centra i pugni, semitraglia. Forza segreta. Ma è fisica forza segreta? Sì. Ah, forza segreta. Dai, insegniamola ad Arcanine. Che tanto tutti i Pokémon possono imparare la forza segreta. Tranne Magikarp. Dai, che forse non tutto per questo Arcanine è perduto. Ok. Ecco. Attiviamo la statua Persian. E sconfiggiamo le reclute. Drowsy, Sgranocchio, che è una mossa parecchio forte. E Zubat, Gelodenti. Ok, la seconda recluta. Ma hanno sempre tutte mezze cartucce, quindi uso botto in testa, allora li stermino. Perfetto. Adesso salviamo col save state, perché non vorrei che capitasse quel bug. Troviamo un'iperpozione. Ed eccoci qua, di nuovo. Come ho già detto, non disattiverò l'allarme, perché voglio allenarmi bene bene. Adesso mi alleno un po' Feraligator, perché nella prossima palestra, Feraligator noi non lo useremo. La prossima palestra sarà di tipo ghiaccio. Quindi, contro i tipi ghiaccio, finalmente useremo Arcanine, che avrà un ruolo fondamentale nella prossima. No, non nella prossima parte, ma magari nella prossima palestra di sicuro. Ci dicono sempre la stessa cosa. Ok, Feraligator, Exeggutor, Heracross. Heracross. Oh, pepita. Wow, un'altra pepita. Ne abbiamo tre. Ecco. Recluta in arrivo. Anche Heracross ha bisogno di un nuovo moveset. Perché Contatore mi pare una mossa un tantino inutile ormai. No, ecco. Poi riduttore, subiamo il contraccolpo. E a me non va sempre di buttare via dei PS. Qua, ecco. Non so esattamente come funziona sta cosa.
Comunque, ecco, Madonna. Comunque qua, quando noi attiveremo la piastrella sbagliata, salterà fuori un Pokémon selvatico che credo proprio sia un tipo elettrico. Cosa? Ah no, questo qua è un Geodude. Sì, Geodude, sì. Ci sono diversi tipi di Pokémon. Proviamo ad attivarle un po'. Ah, veleno questo. Ah, Koffing. Sfidiamo questa recluta e attiviamo le restanti statue Persian per allenarci. Oh, Rattata di tipo normale, proprio la mia preda perfetta. Ok. Ecco fatto. Adesso mi pare che in quella stanza lì ci sia il comando, cioè per disattivare l'allarme. Ecco, un'altra. Uno, due e tre. Heracross è veramente forte, però c'è da dirlo. Allora andiamo qua. Questa qua è già stata disattivata. Ed ecco lì il pannello di controllo dei comandi. Interruttore nascosto. No, non lo premo perché se lo premo disattivo le statue Persian. Breccia. Ok, è il 34. E adesso usiamo. Sto contro Magnemite, usiamo Die Arcanine. Che può esserci utile con Braciere. Comunque, Forza Segreta è una mossa che cambia di. Aspettate. Ah, oh, Super Guardia. Stramento inutile. Forza Segreta è una mossa che cambia, mi pare, di tipo. Se non mi sbaglio. A seconda del luogo in cui ci troviamo. Ad esempio, se noi ci troviamo in una grotta, magari assumerà la forma di frana. Tutto bene? Ok, Lance ci rimetterà in sesto la squadra. Ok. Continueremo l'esplorazione nel covo del Team Rocket nella prossima parte. Ci sentiamo. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao ciao!